Mi sentite adesso? L'audio è migliorato? Prova audio, prova audio, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ok, buongiorno a tutti. Dicevo, ne avete approfittato magari per dare un'occhiata più attenta al disclaimer, che è sempre saggio e doveroso osservare. Grazie ancora una volta a Purple Trading per il supporto. Parlavo di mercati decisamente bullish ancora, un torello che scalpita e non molla la presa. Anche se rispetto all'ultima rilevazione che abbiamo fatto ieri pomeriggio, non so se qualcuno di voi ha seguito una diretta estemporanea su Facebook, lanciata stante la violenta accelerazione, direi, rialzista del DAX che meritava di essere commentata. Come vi dicevo, rispetto ai massimi di ieri, oggi si disegna una candela di decelerazione abbastanza importante. Lo avevamo previsto, direi di no, se quando si parla di previsioni, si parla di un qualcosa supportato da elementi concreti, direi viceversa moderatamente di sì, allorquando abbiamo parlato di un qualcosa che sembrava un po' esagerato. In effetti, in questo momento, ciò che osserviamo sul DAX di Francoforte è un po' un ritorno da esagerazione. La percezione di quelli che sono stati dati positivi su Continental è stata, a mio parere, un po' esagerata, un po' eccessiva, probabilmente supportata, favorita da volumi di mercato che in questo periodo non sono decisamente molto consistenti. E peraltro è anche giusto ricordare, come qualcuno di voi sottolineava, che al di là della potenza dell'accelerazione si è ancora una volta confermata la regola aurea secondo la quale quando un mercato va noiosamente in laterale e poi comunque esplode da un lato. In effetti il DAX veniva da una fase di congestione che persisteva, direi da diverso tempo, con la creazione di classici box rettangolari più o meno senza senso, ragion per cui quando poi si è trovato il motivo per dargli, come dire, direzione e profondità di azione, questo è successo senza alcun problema. Ripeto, mi è sembrata più una scusa che una motivazione reale, però tant'è, il mercato è ancora palesemente orientato al rialzo. C'è da dire che mentre ieri poi commentavamo il DAX, osservavamo un Standard & Poor's 500 un po' timido, è giusto evidenziare anche in questo caso che poi lo Standard & Poor's 500 nel prosieguo della seduta è andato, direi, velocemente ad allinearsi alla prepotenza di Francoforte. Quindi, tutto sommato, mi sembra che i mercati abbiano una certa coralità nel muoversi. Come potete notare, in questo momento, sia Francoforte che chiaramente lo Standard & Poor's, di cui mutuiamo le quotazioni dal Globex, quindi comunque il mercato americano ancora chiuso, sonnecchiano alla grande gli americani in questo momento. Mi sembra che ci sia una discreta coerenza. Vediamo quindi se questa decelerazione che osserviamo, se questa decelerazione che osserviamo momentanea, però abbastanza consistente, direi dai, su Francoforte e sullo Standard & Poor's, ha poi delle motivazioni, come dire, tecnico-pratico, meglio dei riscontri anche nel contesto intermarket. Riccardo, che saluto, mi sottolinea peraltro che lo Standard & Poor's avrebbe realizzato una sorta di doppio massimo, in effetti sì, è abbastanza visibile, è un cosiddetto doppio massimo intermedio, però ripeto e ribadisco, queste sono figure che ci piace vedere all'apice di un movimento, quindi quando il doppio massimo è un doppio massimo assoluto, quando copre tutto un movimento rialzista precedente. E viceversa in caso di doppio minimo, in queste zone neutrali per me sono più spunti di trading oggettivamente, quindi diciamo che sono più la chiamata per il momento a tirare in barca ad eventuali long che non diciamo l'innesco o una componente tale
per cui andassi a posizionare al ribasso in maniera al rialzo, scusate, sì, al ribasso in maniera aggressiva. Per ora, se fossi stato rialzista sullo Standard & Poor's, e non lo ero, probabilmente su questa configurazione comunque significativa di doppio massimo relativo, avrei pensato di tirare le mie in banca. Questo sicuramente mi sento di affermarlo. Volevo dare un'occhiata anche se questa piccola debolezza dei mercati azionari stamattina trova riscontro anche nel gold, o meglio se il gold reagisce in senso opposto. Direi di sì, direi timidamente, però rispetto ai minimi di ieri c'è una piccola fase di accelerazione. A questo punto andiamo a guardare i due asset valutari, partiamo dal dollaro yen, e qui la coerenza mi sembra piena, nel senso che, come vedete, il dollaro yen disegna evidentemente, mettiamoli un attimino uno a fianco all'altro, quindi DAX come portante, tutto il resto come analisi derivata, mi sembra che il dollaro yen abbia sicuramente una certa, come dire, uno spirito di emulazione abbastanza consistente con Francoforte. Anche il dollaro yen si allontana dai massimi segnati ieri, che chiaramente hanno coinciso con i massimi dei mercati azionari. Ricordiamo che la chiave di lettura di questa valutazione è l'ipotesi che i mercati siano dollarocentrici. In questo momento sembra che stiano un po' mollando la presa, ed evidentemente questo porta il dollaro a deprezzarsi. C'è da dire però che in questo schema normalmente abbastanza affidabile, ancora una volta latita sua maestà l'euro-dollaro. L'euro-dollaro infatti è l'unico che stamattina non segue questa regola, perché, come potete notare, nonostante ci sia vendita di dollari contro yen, non si può dire lo stesso contro euro, che a quanto pare è ancora in presa di attacchi e di liquidazioni di posizioni abbastanza consistenti. Vuole essere, barra può essere, perché l'area 1.11 che avevamo detto, di cui abbiamo parlato ieri, un'area molto consistente, non lo so. Di fatto in questo momento è l'unico asset di quelli che normalmente definiamo primari che, diciamo così, si muove nel senso sbagliato. La normalità voleva che oggi, con un DAX in discesa, un dollaro yen in discesa, evidentemente l'euro dollaro tentasse la risalita. Non sta succedendo. Mi direte che si sta allontanando dai minimi di mattinata, e questo è vero, ma rimane comunque una candela orientata verso il basso e non spaccatamente rialzista, come avremmo potuto e dovuto attenderci forse alla luce di questa fase di presa e di beneficio, nulla di più, che oggi vediamo concretizzarsi su Francoforte. Significativo anche il tentativo, o meglio la prosecuzione del tentativo da parte del petrolio di innescare appunto questo recupero. Tutto parte da una discreta, direi, divergenza rialzista in H4, che ha un attimino interrotto quella piccola slavina che c'era in essere sul petrolio, perché comunque non dimentichiamo che in poche sedute è sceso da 60 e 50 fino a 55, quindi non è che ne abbia fatta poco di strada. Sono 4 dollari, 5 dollari e mezzo, scusatemi, mica poca roba per chi è abituato a lavorare il petrolio. In questo momento ci riportiamo nella fascia superiore di percomprato dei prezzi. Il trend nel medio breve, come vedete, è caratterizzato da massimi decrescenti, quindi tecnicamente parlando diciamo che adesso va misurata davvero che cosa vuole fare il petrolio da grande, perché se mi rifaccio alla logica dei massimi decrescenti, se mi rifaccio alla logica dell'evidente divergenza di bassista sul giornaliero, beh, qui il petrolio deve farci capire subito cosa vuole fare, visto che in H4 si trova in forte ipercomprato. Quindi ci starei un attimino attento: o nega completamente il pattern discendente, per cui va a proseguire nella strada del recupero verso la resistenza, quindi lo rivediamo in area 60, oppure qui chi sta ipotizzando che il petrolio abbia una fase discendente nel breve, probabilmente qui qualcosina la inizia a servire. Io onestamente a livello tecnico grafico non vedo nulla, quindi mi sembrerebbe una follia posizionarsi oggi sul petrolio. Si possono fare delle valutazioni potenzialmente interessanti a livello di futura direzionalità, ma poi di fatto il grafico, almeno in H4, non è che ci restituisca delle grandi idee operative. Parlando di idee operative, continuo a percorrerne in verità da diversi giorni, in verità anche con una discreta stanchezza, l'idea che ci sia un grafico, quello dell'euro OD, che in un senso o nell'altro potrebbe e dovrebbe sorprendere.
A me piace molto la divergenza rialzista che state osservando sul giornaliero di questo grafico. In verità, come vi dicevo, c'è un minimo di sofferenza perché la divergenza si era già palesata prima. Rimane comunque confermata come struttura, quindi abbiamo evidentemente dei minimi decrescenti sui prezzi e crescenti sul CCI, che in questo momento sembrerebbero acquisire robustezza. Perché? Perché finalmente stanotte, come potete notare, la candela di accelerazione si è palesata. Ora, profondità di azione, beh, questo è un altro paio di maniche. A supporto di questa operatività faccio notare che la divergenza che avete appena vista sul giornaliero c'è anche sull'H4. A supporto di questa idea segnalo anche che in H4 ha fatto un triplo minimo, quindi comunque una zona di stabilizzazione che ha comunque sancito la tenuta di una certa area prezzi. Allora il quesito da porsi, che chiaramente mi ingolosisce, è se non ci sia, guardando il triplo minimo, guardando la divergenza, guardando il breakout, una chiamata alle armi abbastanza consistente. Cioè, io credo che ci siano degli elementi di analisi tecnica abbastanza favorevoli, soprattutto quando andiamo ad abbracciare il concetto per me molto caro di equilibrio, o meglio di opportunità, di favorevolezza, scusatemi, del rapporto rischio-rendimento. Cosa può fare? Prescindendo dal ventaglio delle tre trend line che vedete discendenti, io credo che sia lecito attendersi, se funziona, un approdo nelle aree caratteristiche di Fibonacci. Quindi il 38,2% sarebbe già un grande target, il che permette di ipotizzare, non mi nascondo che già da ieri che mi sono posizionato, quindi sono entrato proprio preciso sul breakout, ho uno stop molto stretto e potenzialmente, se poi ne sarò capace, vi aggiornerò. Evidentemente un target molto ma molto allettante. Quindi prescindendo da altre valutazioni, mi sembra che ci sia davvero tanta roba su questo grafico, un triplo minimo, una divergenza rialzista, un breakout di prima resistenza e soprattutto, e questa è la parte finale, ma qui vacillo un po' oggettivamente il ragionamento, se guardate il grafico di lunghissimo termine, quindi addirittura candele mensili di Euro AUD, non potrete, direi, non notare quello che ho notato anche io, ossia che questo è un punto di non ritorno. Ad alcuni dei partecipanti di oggi, so che piace lavorare su queste dinamiche, in particolare Andrea, se non ricordo male, è un amante dei grafici di lungo e dei posizionamenti relativi sui grafici di lungo termine. Beh, questa è un'area supportiva di straordinaria potenza, ove in questo senso si intenda che può sicuramente creare due reazioni. La più logica, essendo un supporto, è di assistere a un recupero, ma è altrettanto evidente che se dovesse mollare questo livello, insomma, di strada da fare al ribasso ne ha davvero tanta. E questo ingolosisce, questo rende l'operazione chiaramente da praticare quasi, e io lo sto facendo, insomma, è un tema che sto cavalcando. Riccardo si sottolinea poi che sta ancora lavorando un altro tema caldo di qualche giorno fa, che sarebbe, ricordate, la grande resistenza anch'essa segnalata su Euro GBP. La caratteristica comune a queste due strutture è evidentemente il fatto che siano dei sintetici, cioè il problema, molto bella anche questa, Riccardo, lo sai che ci ho tradato un po', ha fatto un falso breakout come avevamo ipotizzato della resistenza e sta rientrando dentro. È un bruttissimo segnale per i rialzisti, è un bellissimo segnale per i ribassisti. In questo caso quindi ti confermo che se sei dal lato short, come mi stai scrivendo, a mio parere sei dal lato giusto, quindi stai facendo bene. C'è da dire che appunto c'è stata una zona di falso breakout e in questo caso direi si può parlare anche del secondo modello tecnico. Di solito i falsi breakout poi si riverberano in un'accelerazione di senso opposto, almeno pari al doppio dell'ampiezza del breakout che si è determinato. In ogni caso è una figura ancora giovanissima, anche in questo caso caratterizzata da un rapporto di rischio-rendimento direi molto ma molto ma molto favorevole, quindi non rimane altro da fare che attenderne le evoluzioni. Dovessi onestamente dirti
non mi piace, direi una grande bugia. Probabilmente, se dovessi ipotizzare dei temi operativi durante quest'estate con un profilo potenzialmente anche di medio-lungo termine, sono d'accordo con te che Euro-AUD ed Euro-GBP sono le due matrici su cui concentrarsi a livello grafico dopo averne scandagliati tanti. Queste mi sembrano le più, sicuramente le più interessanti. C'è da dire che soffrono ambedue di una, purtroppo, di un concetto di quotazione mutuata, perché dobbiamo poi scorporare questi due cross nei loro sottostanti. Evidentemente, problema numero uno, Euro AUD si muove di conseguenza delle fasi di apprezzamento della forza relativa fra euro dollaro, ad esempio, e dollaro australiano. In questo caso abbiamo un chiaro delay temporale, perché se è vero che l'euro è molto maturo durante il ciclo europeo, lo stesso non si può dire per il dollaro australiano, che tende invece a fare scherzetti e movimenti notturni. Viceversa, il grafico scelto da Riccardo, ossia il grafico euro GBP, con cui peraltro convengo, è un grafico che presenta euro dollaro e sterlina dollaro, ad esempio. Chi ha fatto spread valutario con me sa che può esserci una valuta al denominatore in comune, comunque euro contro sterlina, e in questo caso i due assi portanti, i due sottostanti, euro e sterlina, si muovono, direi, agilmente, con buoni volumi, durante la stessa fase temporale, durante la stessa fascia temporale. Quindi, premesso che mi piace molto euro AUD e anche euro GBP, vi ricordo che sono sempre condizionati da questo andamento parallelo dei due sottostanti, da cui poi deve emergere quello sbilanciamento di forza relativa a favore dell'uno o dell'altro. Nella fattispecie, guardando questa figura, nel grafico euro-AUD ci si aspetta che l'euro-dollaro sia più forte a salire o meno debole nello scendere nei prossimi giorni rispetto all'australiano. Viceversa, nel grafico di euro-GBP ci si aspetta che la sterlina sia più forte a salire o meno debole nello scendere nei prossimi giorni. In effetti, se ci fate caso, soprattutto stamattina, con l'euro-dollaro che è partito abbastanza, come dire, deboluccio, si è un po' enfatizzata, se vogliamo, la stabilizzazione della sterlina, e questo ha portato i grafici a scivolare chiaramente verso il basso. Quindi il problema di questi asset valutari che stiamo osservando è il fatto che mutuino la loro direzionalità non più solo da un elemento, quindi euro contro dollaro, bensì da una componente aggiuntiva, che è il rapporto di forza relativa tra due valute anch'esse quotate. Tutto qua. Non so se avete altre idee. Ad esempio, guardavo il dollaro australiano, perché euro AUD stanotte, come dire, è decollato verso l'alto, perché, come vedete, la sessione notturna del dollaro australiano è stata abbastanza pesantemente ribassista. Quindi, nella fase notturna, l'australiano ha ceduto molto terreno, giusto per farvi, vi permetterete, per farvi, diciamo, meglio comprendere il concetto. Se noi guardiamo perché euro AUD sta rimbalzando, perché se noi guardiamo il box delle ultime quattro candele, l'euro-dollaro nelle ultime quattro candele ha fatto un box di questo tipo, scusate la banalizzazione, il dollaro australiano lo ha fatto di questa entità. Quindi la profondità ribassista di azione dell'australiano è stata superiore, il che vuol dire, tecnicamente parlando, euro più forte dell'australiano, anche se stanno scendendo tutti e due. Qui parliamo di forza relativa, non di forza in termini assoluti. Per quanto riguarda il dollaro australiano, Paolo, neanche a farlo apposta ci sono arrivato, ora vedo che me l'avevi anche chiesto. Per me la dinamica grafica è abbastanza evidente, nel senso che, guardando l'australiano in quanto tale, ha un bellissimo supporto in area 69-70. Credo sia un po' la landing zone di questo movimento, dovrebbe andare a chiudere questo piccolo gap prezzi ancora. Mi sembra che si sta muovendo con delle dinamiche accumulo distribuzione molto belle. E quella attuale è una fase distributiva in un trend comunque rialzista. Giudizi più aggressivi al ribasso vanno rimandati quando dovesse essere rotto questo supporto. Per ora mi sembra quasi che ci sia la più volte citata trazione fatale verso quest'area prezzo da parte dell'australiano. Questo in H4. Sul giornaliero direi che quanto appena detto si va a confermare. Anche in questo caso direi l'evidenza più eclatante,
più semplice da osservare. E questo bel supporto che c'è in questa zona, ribadisco, parliamo di area 69-65, 69-70. Evidentemente bisogna poi fare i conti con la tenuta o meno di questo livello. C'è da dire che la candela di oggi del giornaliero è la candela di breakout della Zero Line CCI, quindi darei quasi per scontato appunto un test del prossimo supporto. Dopodiché, guardando il grafico giornaliero, il rischio che il supporto venga anche rotto, considerato che l'australiano si sta portando sotto Zero Line del CCI, diventa molto elevato. Quindi perché? Perché se noi guardiamo ad esempio sul mio grafico questa alternanza di colore rosso-verde, io sto colorando in buona sostanza, lo enfatizzo un attimo, direte voi che barbaro, sempre queste lezioni di analisi tecnica, no, cerco di condividere un po' e anche di spiegarvi che cosa state vedendo sui miei grafici. Come potete notare, io coloro le candele del CCI in base al fatto, in questo caso di specie, che siano al di sopra o al di sotto della zero line. Se è vero che il grafico giornaliero in questo momento sta bucando la zero line del CCI, e salvo rari casi, io ho notato, ovvero noto, che quando c'è un cambio di colore della zero line del CCI, la profondità di azione raramente è limitata a una candela. Ci sono i falsi breakout, per l'amor di Dio, questo è verissimo, è storia. Di fatto però, insomma, la maggior parte delle volte alla candela di breakout ne seguono almeno altre due o tre, volendo banalizzare la cosa. Il che mi fa pensare che sicuramente, Paolo, il supporto di cui ti ho parlato sia valido, ma altresì, se mi rifaccio a questa osservazione visiva, c'è il rischio che venga messo in discussione dal fatto che sembrerebbe un cambio di passo strutturale andandoci appunto a posizionare sotto area zero del commodity channel index. È una valutazione, non è che ci abbia fatto delle strategie operative o quant'altro, perlomeno non ancora, però credo che l'impatto visivo mi sembra sia abbastanza evidente. Quindi direi di lasciarci con l'idea venerdì di misurare se avevamo ragione e se su questo target ci siamo arrivati, ma è anche giusto, perché se me lo chiedi probabilmente sei in posizione, farti notare che la zero line è potenzialmente in discussione da parte, viene messa in discussione da parte del mercato. Ok? Altre domande? Il Nikkei è sempre tonico, lo Standard & Poor's Dicasi, idem, il DAX, guardate, si va a ricoprire velocemente la candela di decelerazione che ha caratterizzato l'apertura del mercato di stamattina. Peraltro domani c'è la BCE, poi ci sarà la Federal Reserve, c'è il PIL americano, insomma c'è un po' di roba in arrivo sui nostri schermi che sicuramente impatterà fortemente sui mercati, e sembra che i mercati si stiano comunque preparando. Il limite dei mercati attuali è probabilmente la scarsezza di operatori, quindi gli scherzetti sono facili da fare, sono sempre dietro l'angolo, il mercato purtroppo vive anche di questo. Vedo che non avete quesiti alternativi e quindi andiamo a vedere un po' come si muove oggi il mercato azionario italiano. Diciamo subito che c'è un evidente scollamento fra andamento dei titoli banche e andamento del FTSE. Il FTSE segna più 0,20, quindi si mantiene appena al di sotto di soglia 22.000 punti, viceversa il FTSE banche segna meno 0,76. Complimenti al Bitcoin che oggi lascia già sul terreno di buona mattina un altro 4%. Sul fronte Bund è un Bund in accelerazione, eccolo qua, ne parlavamo ieri, dicevamo è strano questo mercato azionario così tonico in presenza di un Bund così ipertrofico, perché la verità è che se, salvo considerazioni più approfondite sul sistema mercato obbligazionario in generale, che non mi competono perché non sono oggettivamente un esperto, la verità però è anche che sorprendeva ieri nella grande accelerazione gazzista che c'è stata da parte del Francoforte il fatto che fosse avvenuta in presenza comunque di un Bund molto forte, e il Bund è un'obbligazione rifugio sicuramente, e anche di un gold che sì, aveva segnato un po' il passo, ma non in maniera così, diciamo così, così violenta, così aggressiva. Questo si conferma anche oggi con dei mercati azionari in leggera decelerazione, almeno per il momento, con il bancario almeno su Milano leggermente in sofferenza,
bancari e finanziari direi in generale, anche se ieri bisogna ricordarlo, sono risaliti bene, e con Bund e Gold che come avete visto cercano di fare un saltino verso l'alto. Ancora una volta si conferma il Bund come uno strumento quasi, come dire, asettico all'analisi tradizionale. Continuo a pensare che il Bund sia diventato come nei mari in tempesta un porto, cioè quando tu sei in mezzo alla tempesta, secondo me i mercati nella loro struttura di fondo, quindi nella loro ossatura, sono mercati complicati. Io vedo la difficoltà anche oggi delle banche centrali di adottare delle politiche tra virgolette non convenzionali, perché la verità è che tutte le persone che oggi, l'establishment che oggi sta guidando l'economia mondiale, a partire da una generazione più o meno pari alla mia, che ha studiato manuali di economia politica, diciamo che oggi forse lasciano il tempo che trovano. Il mondo è profondamente cambiato e la variabile chiave di tutto non è più solo ed esclusivamente l'inflazione. Vi ricordate l'inflazione era il tallone d'Achille quando le banche centrali e i governatori parlavano: dobbiamo creare inflazione, dobbiamo creare inflazione. Adesso ci siamo abituati oppure si diceva abbiamo paura dell'inflazione in altri tempi, prima di Lehman, e quindi alziamo i tassi. Oggi a quanto pare l'inflazione è diventata una variabile così sotto controllo, siamo in stagflazione in buona sostanza, per cui è diventato un riferimento che era sempre, come dire, menzionato dai banchieri centrali per giustificare manovre espansive o recessive della politica economica, e oggi alla fine si sono resi conto che hanno rotto le balle per anni, ma sono 5-6 anni che l'inflazione è diventata un oggetto misterioso, e quindi bisogna cambiare un attimino i parametri di osservazione. Perché tutto questo cappello? Perché credo che anche sul Bund un buon analista debba considerare che probabilmente non è uno strumento che si muove secondo delle logiche ordinarie in cui si innescano anche variabili speculative. Ragazzi miei, qui di speculativo non c'è niente, qui c'è semplicemente liquidità che quando non sa dove andare va sul Bund, perché è preferibile a rischi valutari con altre obbligazioni, eccetera eccetera. Per il momento è così. Quando sfasceranno questo giocattolino, perché nulla è eterno e neanche il Bund lo sarà, probabilmente parleremo di crisi del modello obbligazionario tedesco e quant'altro, ma per il momento siamo ben lungi e ben lontani. Quindi scoraggio davvero i tanti che vedono in un grafico esasperato a rialzo la voglia di vendere. Non vendete il Bund guardandolo come se fosse un normale grafico. Di normalità il Bund, ma oramai da anni, ne ha ben poca. Peraltro se parlate, avete la fortuna, come io ho, di avere qualche banchiere, non bancario, che quindi chiaramente ha a che fare nel suo piccolo, nel suo grande, con la BCE, vi risponderà che oggi il dogma per le banche, per attingere chiaramente alla liquidità e quant'altro, è comprare obbligazioni di Stato, e questo vale per tutti. Quindi le banche sono davvero rimpinzate di titoli obbligazionari al di là della loro volontà, perché o fanno così o fanno così, che ci piaccia o no. Così funziona il sistema in questo momento. Quindi reggerà, non reggerà, non lo so. Se non reggerà crollerà tutto, andremo short; se reggerà compreremo e ci uniremo alla Santa Messa. Detto ciò, quindi occhio a mettersi contro questo signore. Dopo tutto questo giro, che comunque chiarisce un attimino il sentiment generale, possiamo ribadire che oggi il settore che tira rimane quello coinvolto dalle buone notizie di Continental di ieri, quindi la galassia Fiat continua a performare molto bene. Per quanto riguarda Milano, dopo, vi ricordate l'analisi fatta poc'anzi sul dollaro australiano, sull'importanza delle fasce di breakout della zero line? Beh, questo tipo di analisi si riverbera anche sul FTSE. Quando venerdì c'è stata l'accelerazione ribassista, il FTSE MIB, che ha una capacità, meglio negli ultimi tempi, ha abbondantemente stazionato al di sopra e al di sotto della zero line senza tentennamenti, il FTSE MIB venerdì si era rimesso sotto zero line. In questo momento, come potete notare, ha pizzicato lo zero, ha fatto un cosiddetto falso breakout e poi, approfittando delle buone news provenienti dalla Germania ieri, ha annullato questa perforazione. Durerà, non durerà, ritorniamo sui nostri passi? Non lo so,
oggettivamente avrei sperato che i dati di Continental ieri fossero negativi e non positivi in maniera, come dire, opportunistica. Di fatto, però, questo è il mercato in cui ci stiamo muovendo. La divergenza c'è, il breakout anche, innegabilmente anche la reazione che c'è stata ieri. Quindi vediamo se questo falso breakout di zero line poi viene rivisitato o meno. Per il momento tale è. D'accordo? Andiamo a vedere anche lo spread, uno spread in decelerazione, meno 2,55, anche lo spread si era surriscaldato venerdì e adesso sta rientrando. Premesso che non mi piace farmi condizionare da queste cose, mi hanno portato a sbagliare in un recente passato. Sapete bene che temo tantissimo che il governo possa davvero implodere, però di fatto questi non so come. Se le danno di santa ragione, però poi a fine giornata vanno tutti a cena, stanno tranquilli e sereni. Sta succedendo ancora, quindi abbiamo un governo che sulla TAV sembrerebbe essere di nuovo in grande disaccordo, almeno apparentemente non si capisce più niente, disaccordo zero probabilmente. Ecco, io non voglio farmi condizionare da questo, però oggettivamente comprare il FTSE con questi matti scatenati che se le danno di santa ragione mi sembra un assurdo. Non volendo cadere in questa valutazione, per il momento preferisco guardare Francoforte, se sale è il caso di comprare, se scende è il caso di vendere anche Milano. Tutto qua, onestamente non mi sento di percorrere strade alternative. Per quanto riguarda il mio portafoglio, oggi si vanno un po' a rivitalizzare le posizioni short su UniCredit, BPER, Eni e Azimut, che ritornano tutte e quattro attive, e viceversa, a causa, direi, deciso cambio di rotta sul gruppo Fiat, sono in sofferenza su CNH Industrial, che mi aveva qualche giorno fa, 3 giorni fa, ridato buone sensazioni ribassiste. Evidentemente, Paolo, mi sembra che l'idea su cui lavoravamo e su cui abbiamo, direi, lavorato, su cui rilavorerei in futuro, era la divergenza ribassista con conseguenze il breakout. Adesso il breakout chiaramente viene invalidato, la divergenza idem dicasi, perché oramai il CCI si è riportato su massimi che hanno annullato questa sequenza discendente, quindi questa è tecnicamente parlando un'operazione da stoppare e adesso va valutato come, dove e quando. Ma tenerla short onestamente non ha alcun senso. Purtroppo questa ciambella, fra virgolette, non viene fuori con il buco, ma dal punto di vista pratico l'importante è chiudere le operazioni quando il presupposto tecnico-operativo su cui sono basate è venuto meno, non farlo per una questione di sentiment o di valutazioni chiaramente soggettive. In questo caso mi sembra che CNH abbia completamente perso quella struttura logica che ci aveva portato in verità davvero tanti, tanti, tanti giorni fa ad aprirla. Non ha mai regalato un gain superiore all'1, all'1,20%, quindi non ha mai creato i presupposti anche per, mi permetterei il termine, liberarmene, mi aveva stupato da tempo, per fortuna che va fuori in questo modo. Gianluigi dice: ma non va di nuovo in divergenza? Allora Gianluigi, diciamo la verità, perché se poi le divergenze le vogliamo vedere dappertutto siamo d'accordo, però io in questo caso vedevo chiaramente l'equivalenza sull'asse dei prezzi, dei massimi corrispondenti al massimo del CCI 1 e al massimo decrescente 2. Onestamente chiamare divergenza una situazione in questo tipo in cui devo tranciare di netto dei prezzi e andarmi ad agganciare a situazioni un po', come dire, estemporanee, mi sembra una forzatura. Probabilmente, se uno vuole proprio insistere, se scala sul settimanale, allora potrebbe cercare, come dire, una scusa. Per me è morta l'operazione, anche perché era palesemente basata anche sulla tenuta di questa resistenza di lungo che sta venendo meno. Non bisogna, bisogna tirarsi fuori dalle operazioni quando viene meno la logica con cui sono state create. Peraltro, se si seguono i passaggi fondamentali del modello delle segnalazioni operative, qui è vero che prenderemo uno stop di 2 punti, 2,5 punti, ma è uno 0,25 sul patrimonio, quindi non è nulla di trascendentale. Vuol dire che questo titolo non è stato capace di generare i risultati attesi, vuol dire che l'analisi non ha funzionato, vuol dire che siamo esseri umani e non sempre ci prendiamo, no? Altrimenti ci sarebbe qualcosa di strano. Per me, lo ripeto, guardando l'asse tecnico-grafico da cui l'avevo analizzata, con il breakout di oggi è venuta fuori.
Quindi dal mio punto di vista squisitamente pratico, questa operazione è morta e se non ha raggiunto lo stop out che era stato prefissato è solo questione di tempo, cioè adesso io non vedo l'ora, tecnicamente parlando, non mi ricordo adesso il prezzo di stop quale fosse, andiamola a vedere insieme. Scusatemi. Lo stop out peraltro mi pare che fosse su CNH 9.66, quindi ci siamo andati, vediamo, senza che, no, non ancora, per un millesimo, quanto ha fatto di massimo, per curiosità, perché io non metto mai gli stop sulla cifra tonda e questa volta aiuta, massimo 9.656, per 0.4 centesimi non siamo stoppati, quindi no, non siamo ancora in stop, però ripeto e ribadisco, per me l'operazione ha perso i presupposti su cui la volevo fare, quindi tenderò solo a guardarla nell'intraday se riesco a risparmiare qualcosina, altrimenti 9.66 conferma lo stop e si conferma la giustezza di quelle vecchie cose, di quel, non parlerei neanche regole, di quel vecchio modello di buonsenso che non suggerisce, che suggerisce di non mettere mai gli stop sulle cifre tonde, 9.65, mai il tondo. Io in questo caso l'ho messo nel nulla cosmico a 66 e per il momento l'ho salvato, per il momento, per l'amor di Dio. Vedremo che cosa succede dopo. Di fatto lascio lo stop inalterato, per chi è abbonato, Paolo confermo, lascio lo stop inalterato, 9.66 usciamo, ma se per un colpo di cosiddetto dovessi riuscire a risparmiare qualcosa, uscirò lo stesso, perché secondo me l'operazione ha perso i presupposti tecnici. Chiaro per tutti? Quindi da questa operazione io esco alla meno peggio, tra virgolette, o sullo stop che abbiamo sfiorato stamattina, o perché magari il mercato ci fa un regalino e inverte un po', cosa che non sembra voler fare, e riusciamo a risparmiare qualcosa. Tutto qua. Però è andato, per me è colpito e affondato. Ritornando all'analisi dell'indice a livello generale, più 0,25 in questo momento, 22,010, vi ricordavo che con sulla stessa falsa riga di quanto appena detto su CNH, sto seguendo anche su Milano in H4 la prima resistenza dinamica, quindi per me una chiusura H4 sopra 22.100 punti sarebbe un segnale molto ma molto negativo per me che sono posizionato al ribasso. Certo non mi dispiace che oggi Unicredit abbia iniziato di nuovo a scendere, certo non mollo l'idea che già conoscete, che i massimi relativi dell'ultimo periodo possano essere dei massimi persistenti, però se non inizia a scendere un po' Francoforte, una Milano così tonica sul gruppo Fiat, insomma, faccio fatica a vederla decelerare. Andiamo a dare un'occhiata da 2A e poi in rapida sequenza a tutti gli altri. Se fossi, ma non lo sono, o meglio, lo sono sempre meno, chiaramente la forza vacilla, ma se fossi convinto che il mercato stia per prendere una bella slavina short, insomma, questo triplo massimo di arrivare a 1,65 che ha già provocato una piccola discesa non sarebbe malvagio. Vediamo poi Atlantia, sempre nella terra di nessuno, Azimut, siamo sostanzialmente short, vicino al prezzo d'ingresso, guadagniamo lo 0,46, niente di che, ha perso un po' della brillantezza ribassista dei giorni passati, è prudente guardare questa resistenza nei giorni futuri. Quindi siamo all'interno del wedge, siamo in divergenza ribassista, ma come vedete sta facendo, rischiando di fare lo stesso scherzetto che ha fatto il FTSE MIB, ossia ha bucato la zero line e quindi sembrava pronta alla grande decelerazione ribassista e viceversa in questo caso mi sembra che stia riprendendosi abbastanza brillantemente. Scusatemi un attimo. Scusate un attimo. Chiaro? Quindi su Azimut l'idea è sempre che a questo punto la partita si giochi con la rottura di area 16,75,
Banca Generali più 0,30 oggi, nulla da dire, super super comprata, super super in divergenza, ma allora parliamoci chiaro, ora io lo sapete, sono un fanatico delle divergenze, però in un mercato esasperato al rialzo fioccano divergenze ribassiste, e in un mercato esasperato al rialzo al ribasso fioccano quelle rialziste, poi la differenza, la fase funzionano meno, quindi ne troveremo tante. Banco BPM meno 0,31, è stato lo short selling più bello, più pulito, più facile perso per la diretta dell'altro giorno, oramai ha fatto, peccato, in questo caso vedete altro che mercati, altro che Rumos, altro che Francoforte, ha funzionato alla grande. Biber Banca, idem dicasi, ma qui sono short, devo dire che iniziamo ad avviarci benino, rimaniamo fiduciosi e ribassisti. Brembo ha soffritto del rimbalzo generalizzato del settore automobilistico, abbastanza evidente direi, va verso resistenza. Buzzi Unicem sempre lì, Campari, non so chi mi diceva ieri, mi parlavate di Campari, non mi ricordo, uno di voi mi segnalava Campari, ma onestamente non ricordo cosa mi stesse segnalando, io vedo questo triangolo di congestione, niente di più per il momento. CNH Industrial l'abbiamo appena vista e vediamo se riusciamo a risparmiare qualcosina sullo stop. Enel in questo momento, allora, 0-0 mi sembra, ma rimane a mio parere più short che long. Eni meno 0,13 stamattina, avete visto il petrolio, dipende dal petrolio, noi siamo ancora al ribasso con un modesto guadagno e ce lo teniamo. Exor evidentemente non poteva che rimbalzare in queste ore. Ferrari meno 0,40 oggi, con divergenza ribassista, quindi lascerebbe pensare a prese di beneficio, nulla di più. Fiat più 1,44 anche stamattina, ma rimane in una zona neutrale. Fineco, come tutto il settore, leggermente debole, ma niente di che. Il segnale short chiaramente su Fineco era partito prima, più in alto. Generale Assicurazioni meno 0,30, divergenza ribassista, l'abbiamo shortata e la manteniamo, fiduciosi, per il momento siamo lì, palla al centro, niente di particolare. Intesa San Paolo meno 0,49, si ferma sempre nella stessa zona, sta lateralizzando di nuovo, non posso dire più di tanto. Italgas sempre super long, sopra questo grande e bellissimo e persistente, direi, supporto dinamico. Leonardo Finmeccanica 0,21, falso breakout ribassista, divergenza sporca. Puliamo un po' questo grafico perché diventa davvero poco significativo e a questo punto proviamo a tracciare una dinamica supportiva di questo tipo e rimaniamo in osservazione. La sensazione chiaramente di un titolo che è salito tanto e che abbia meno convenienza ad essere comprato, però sappiamo che questo è un titolo che sorprende spesso per la sua virulenza. Abbiamo poi Mediaset, scusatemi un attimo, scusatemi, vi dicevo, questo invece è Mediaset che ha una bella base supportiva, era da un po' che non la guardavamo, ha una discreta analisi, diciamo ha un discreto supporto dinamico in zona 2,58-2,59, vediamo se ci arriva, sembrerebbe volerlo fare. Mediobanca meno 0,56, ma ancora non innesca la divergenza ribassista con il breakout che stiamo aspettando. Moncler è sempre lì, sembrava, vedete anche in questo caso Gianluigi, non mi piacciono le divergenze così, cioè non è che nel momento in cui questa era una logica divergenziale in cui intravedevo bene i massimi che la caratterizzavano, sì lo so che questa sarà ancora una divergenza, però mi costringerà a fare un lavoro di questo tipo che non mi piace, quindi ogni tanto bisogna avere la forza di scartare qualche analisi e di pensare ad altro. Pirelli mostro nel suo rimbalzo, dall'altra parte Pirelli e Continental, non dico altro. Poste Italiane in lenta decelerazione ma costante, devo dire, nonostante i mercati negli ultimi giorni abbiano premiato una fase di potenziale, come dire,
riaccumulazione rialzista generalizzata, devo dire che su alcuni titoli però la pressione rimane abbastanza evidente. È una pressione morbida, soft, non appariscente, però un fatto che Poste vada a decelerare in una fase positiva per i mercati lascia qualche perplessità. Questa è la grande Prysmian, che è bello ricordare su Prysmian due strutture, no? Da un lato questo triplo minimo perfetto sul titolo illiquido, quindi qui ci fu una chiamata alle armi a 14,75, 14,80 straordinaria. Dopodiché evidentemente chi si era riempito la pancia non aspettava altro che questo breakout per vedere concretizzata la sua bella idea rialzista. Sono titoli non sempre seguitissimi, anch'io li guardo in maniera un po' random, mi piace però rafforzare le mie convinzioni, i miei studi nel vedere che questo triplo minimo ha funzionato davvero alla grande. Poi si può disquisire sul perché e sul per come, di fatto in maniera molto banale, molto semplice, questa è una figura classica di inversione che ha funzionato, direi, in maniera straordinaria. Tutto qua. Ricordati più 0,50, anche qui ha stappato ancora al rialzo, Saipem più 1, abbiamo visto un petrolio laterale ma leggermente rialzista, Saipem è lì che si muove tra 4,25 e 4,60, Ferragamo niente da dire, Snam Rete Gas, aspettavamo l'idea di un'entrata in short, no? La stiamo valutando da qualche giorno, diciamo che dobbiamo spostare il nostro alert perché mi voglio fare avvisare allora quando andasse a toccare questa resistenza dinamica. Vediamo, per ora nulla da fare, decisamente un titolo complesso da tradare adesso. E qui STM, su cui alcuni di voi sono storicamente posizionati, quindi vediamolo un attimino nel lungo che sta combinando questa ragazza. Vabbè, grande ribasso, grande rialzo, fin qua ci siamo. Peraltro STM, se non ricordo male, perché il libro l'ho scritto nel 2015, però era un titolo che ha avuto una fase, adesso non me lo ricordo, vabbè, ha avuto una fase tecnica straordinaria in cui c'è stato un susseguirsi per diversi mesi di divergenze rialziste e ribassiste come se non ci fosse un domani. Davvero ha lavorato alla grande. Ritorno al settimanale, scusatemi, non mi ricordo quale fosse la fase storica. Ritorno al settimanale e andiamo a vedere di questo movimento che ricopertura ha fatto. Quindi aggiungiamo gli Fibonacci. E vediamo cosa ci dice. Fibonacci ci dice che abbiamo bucato anche il 50%. Come vedete, prima il 50% aveva fatto un po' da tappo, si era fermata sul 50%, aveva decelerato, dopodiché, se ci fate caso, sta riaccelerando. Allora, quindi mi piace poi fare quei giochini, premesso che non sono in posizione sul titolo, che consistono nel creare una sorta di proiezione nel prezzo, nel tempo, e dire che STM probabilmente, se continua così, ipotesi che possa arrivare a 61,8 di Fibo a 18,25 non è tanto pellegrina. Mi permetto di farvi notare come, non me ne vogliate, ma il grande rialzo recente sia stato innescato da una bella divergenza rialzista, evidente in questo caso la dinamica ascendente del CCI, la discendente dei prezzi, il breakout in area 12 e l'arrivederci alla compagnia, chiaramente per fasi di accumulo distribuzione, ma di fatto poi quel minimo è diventato, permettetemi di dire, un minimo storico. Ok? Detto di STM, tocca a Telecom Italia, anche su questo titolo siete in tanti ad essere posizionati / interessati. L'abbiamo vista rimbalzare abbastanza bene negli ultimi tempi, negli ultimi giorni. Il rimbalzo è partito da un perfetto triplo minimo e divergenza rialzista, quindi tutto ritorna secondo i nostri schemi. Dal punto di vista pratico adesso resta difficile ipotizzare un po' il problema che secondo me ha il mercato in questo momento, capire Telecom dove può andare, perché non è tanto facile da stimare. Sembra un po', se ci fate caso, sembra un po', ma in maniera decisamente più pulita, il grande trading box che si è creato su Fiat, no? Anche su Fiat abbiamo i massimi leggermente decrescenti in alto e la zona statica in basso. E questa per me è terra di nessuno, quindi
non mi esprimo al riguardo, non mi esprimo, vuol dire che neanche mi ci posiziono. Lascio a voi la patata bollente. Perché? Perché il vero innesco era qui in basso, eccetera, eccetera. Tenaris, sempre, ripeto, abbastanza debole. Terna sta mettendo in discussione questo canale rialzista, da valutare, pericolo 7. UBI Banca meno 1,26. Se ci fate caso, le tre banche, periferiche, BPER, BPM e UBI, continuano a muoversi abbastanza, in maniera uniforme e palesano tutte una certa debolezza, di fondo, soprattutto se commisurata al mercato attuale. C'è poi UniCredit che finalmente, riprende un po' a scendere, certo non siamo ai livelli dell'altro ieri dove brindava un più 5, però anche qui il giochettino della Zero Land CCI mi sta un po' facendo tribolare, speriamo ritorni sui suoi passi, speriamo ritorni a scendere, la dinamica la conoscete già, Unipol sempre sui massimi, Unipol sempre sui massimi. Il FTSE MIB guadagna lo 0,22, lo spread è sempre meno 2,30, quindi positivo. Il Bitcoin, sotto area 10.000, 9.742, se è vero che lavora per supporti e resistenze, il prossimo è 8.500 più o meno mi sembra doveroso col Bitcoin dirlo. Il Bund l'abbiamo visto, il DAX rispetto alla partenza, molto violentemente ribassista, scherzo ovviamente, rispetto a una partenza un po' scalciante di stamattina, mi sembra che abbia ricoperto un po' gli eccessi iniziali e il Bund rimane straordinariamente orientato verso l'alto. Ritornando appunto alle evidenze di stamane, notiamo per ora, e facciamo un po' il giochetto di ieri pomeriggio, se preferite, notiamo per ora un allontanamento dell'euro-dollaro per ora dai minimi di giornata, anche se ricordo che avevamo trovato un'area sensibile a 1,11, quindi qualcosina in meno dei livelli che ha appena raggiunto, e lo stesso dicasi per il momento il DAX si allontana, abbastanza consistentemente dai massimi che aveva raggiunto, praticamente ieri. Inutile guardare lo Standard & Poor's a quest'ora, sta semplicemente mutuando il pricing del DAX, nulla di più e nulla di meno. Sullo Standard & Poor's, però, come warning pomeridiano, direi di piazzarci questo supporto dinamico, eccolo qua, che indica che è una zona sensibile area 2975. Quindi ci piazziamo un bell'alert, la piattaforma permette di farlo con un click, compra vendita, allarme. Oh. Ecco, io mi sono piazzato un allarme qui sullo Standard & Poor's 500 a 2,975 perché se dovessi ipotizzare la partenza di una nuova fase debole, la subordinerei alla violazione di quella trend line. Per gli amanti di figure alternative, questo è un testa e spalla. Non pulitissimo, ma ci può stare. Bene, con questo è tutto. Se non avete altre domande, vi saluto, vi auguro una buona giornata, mi vado a bere un bel caffè, a fumare un buon sigaro. E dopodiché sono di nuovo qui dietro al desk a controllare che cosa combinano i mercati. Da tenere d'occhio oggi sicuramente l'euro-dollaro, sicuramente il DAX, credo che tutto il resto si muova in logica conseguenza. Bello, bello a livello operativo, è giusto ricordarlo, se l'euro è un po' condizionato, bella la nettezza con cui il dollaro-yen ha decisamente breccato al ribasso questa, fase. Questa area di supporto dinamico che ha un angolo, corretto di rilevazione, quindi se vogliamo un segnale abbastanza interessante da parte del dollaro yen e che andrà poi ad essere monitorato, sicuramente nelle prossime ore. Quindi sarà l'euro a, come dire, la domanda è, ipotizzando che alla lunga, l'euro e il dollaro non possa andare nella stessa direzione contro euro e contro yen. Sarà l'euro a riallinearsi, quindi rivedremo un euro che magari da qui al tardo pomeriggio, se persiste la fase di realizzo sull'azionario, si riporta agilmente sopra area 1,1150, 1,1160, o sarà il contrario, vedremo un dollaro yen recuperare. Se ci saranno movimenti importanti, ci colleghiamo su Facebook velocemente.
altrimenti questo è buon proseguimento a tutti.